Lo avete appena sentito, si avvicina il giorno della riapertura anche per 30.000 bar e ristoranti del Piemonte. In dubbio già se lunedì prossimo, comunque dal 25 maggio, potranno riaprire al pubblico. Ma le stringenti regole di sicurezza vengono contestate dagli esercenti. Vediamo perché con Vane Caratto. Prima con 13 tavoli noi potevamo ospitare agevolmente una quarantina di persone. Oggi con 5 tavoli, secondo le norme che prevede il distanziamento e il distanziamento tra i commensali, abbiamo 5 tavoli da 2 posti, per cui massimo 10 posti. Ecco l'effetto Covid su bar e ristoranti. Le linee guida elaborate dall'INAIL per evitare i contagi prevedono 4 metri quadrati per cliente in altezza. Arriviamo da 3 miliardi di perdita solo sulla regione Piemonte e della somministrazione. Io non contesto la validità scientifica del provvedimento, ma così è meglio stare chiusi. Alle legittime preoccupazioni dei ristoratori si contrappone però la necessità che non ripartano i contagi, uno scenario che sarebbe catastrofico anche dal punto di vista economico.